dove incorporare una società per gestire un business di Amazon FBA per non pagare tasse o pagare il minor ammontare di tasse possibili. Allora, la verità è che bisogna fare i conti con Amazon stesso, cioè con le numerose limitazioni imposte da Amazon nella gestione dell'attività. Non tutte le giurisdizioni permettono di fare tutto, per intenderci, ok? È mia opinione che due paesi interessanti da prendere in considerazione per un business di Amazon FBA siano senz'altro gli Stati Uniti e l'isola di Man, perché a determinate condizioni permettono di gestire il proprio Amazon FBA in realtà senza versare un centesimo di imposta. Attenzione, bisogna fare i conti con la residenza personale dell'imprenditore, con i risvolti IVA, che sono le cose più complicate da prendere in considerazione, e con il mercato di sbocco, ma sono due destinazioni che io prenderei perlomeno in considerazione.